Un saluto da parte di Gabriele Gatti e benvenuti a questa terza diretta su Twitch targata al terzo uomo e la Gabbia d'orrico Oggi, naturalmente, parleremo della terza partita dell'Italia, la terza vittoria della squadra di Mancini, questa volta contro il Galles per 1-0, che dà il primo posto nel, nel girone alla nostra nazionale. Per parlare di tutto questo, qui con me ci sono Michele Tossani, che è un ospite lì a fianco a sé. Ciao, Mick. Ciao anche all'ospite. Ciao, ciao a tutti, ve lo presento. Volevo, siccome si parla di europei, di mondiali, porto qualche reperto storico <ride> dei, dei miei tempi. Quindi, questo è un Ivan della Pegna originale di Barcellona del 1997, comprato in Spagna. Quindi, Ivan della Pegna, <ride> in Spagna. <ride> un, un grande ospite, poi chiederemo anche a lui cosa ne pensa della nostra De nazionale, Spagna, sì. anche dimorata, della Spagna. Sì. Se vogliamo, <ride> sì, e poi c'è anche Charles Acqua. Ciao Charlie. Ciao ciao a tutti, ben ritrovati. Come sempre, io vi ricordo che se volete interagire con noi scrivendo commenti o domande, siete liberi di farlo, e noi poi li metteremo qui nello schermo e risponderemo molto volentieri a, alle, vostre, alle vostre domande, e interagiremo con voi. Allora, per quanto riguarda questa partita, secondo me, ci sono due diciamo grossi spunti che ci lasciano Da una parte il fatto che questa squadra, nonostante Mancini, abbia deciso di fare tantissimo turnover, perché a ha cambiato 8 undicesimi rispetto alla gara precedente. Noi, come avevamo detto nella scorsa diretta, ci aspettavamo qualche cambio, però ci aspettavamo 4-5, diciamo, non, non 8. E, eppure è stata una scelta vincente perché questa squadra, nonostante abbia cambiato tanto, nonostante abbia fatto giocare tante, tante diciamo, riserve, è riuscita come al solito a imporre il suo gioco. Ha giocato discretamente bene, forse un pochino meno bene rispetto ad altre gare, però diciamo che ci sta, visto appunto che c'è stato un forte turnover. Dicevo, ha creato una buona mole di occasioni, ha concesso pochissimo perché il Galles ha fatto soltanto tre tiri in tutta la partita. E quindi, molto molto bene questo risultato, che dà appunto, come dicevo prima, il primo posto a questa squadra. Poi parleremo delle due possibili avversarie negli ottavi. E il secondo spunto, invece, che dicevo, è il fatto che Marco Verratti sta bene <ride> e come se sta bene, perché secondo me è stato abbastanza nettamente il migliore in campo. Ha avuto un peso specifico enorme. In questa, in questa vittoria facendo un po' di tutto, dando ovviamente la solita qualità e la solita importanza nel trasmettere il pallone dai diciamo, cinque costruttori ai cinque invasori con tantissimi laser pass e passaggi in verticale, una gestione del ritmo di gioco impressionante, ha fatto cinque passaggi chiave secondo la dicitura di OPTA, cioè dei passaggi che portano al tiro, tra cui l'assist su, sul gol di Pessina e poi ha fatto anche un grande lavoro in fase di non possesso recuperando un buon numero di palloni detto ciò, venendo più nello specifico volevo chiedere a voi quali altri spunti ha lasciato questa partita e poi anche dal punto di vista tattico se vogliamo entrare un po' più nel dettaglio mi ricollegherei innanzitutto al discorso iniziale che tu hai fatto cioè nonostante tanti cambi è stata un'Italia nel complesso convincente e ancora una volta vincente secondo me questo percorso nel girone è la prova di quello che si può ottenere insomma lavorando e consolidando un progetto tecnico con un sistema di gioco ben definito, dei principi di gioco ben definiti e anche e soprattutto la, una, una rosa che è anche una, un sistema che è anche flessibile ecco, rispetto alle caratteristiche dei giocatori. In questa slide possiamo vedere la solita disposizione appunto dell'Italia, no? da questo 4-3 che di fatto diventa un 3-2-5 con il terzino destro, in questo caso Troy che rimane in mia con i centrali, e una mezzala di quel lato, Pessina, che si alza a supporto dell'azione per invadere l'avversaria, e un esterno che sta più al centro, Chiesa, a cui Bernardeschi dall'ampiezza. se non sbaglio, riceve un cambio di gioco, un tentativo di lancio in profondità. Quindi, insomma, un'Italia che alla fine si è disposta, come ha sempre fatto, per lo più in questi ultimi due anni, una squadra che ha cercato di dominare il possesso, di controllare i ritmi, di recuperare velocemente il pallone, ci è riuscito bene anche perché secondo me il Galles era una squadra comunque molto limitata a livello tecnico, non ha cercato neanche di costruire dal basso. Si è preoccupata per lo più di rinviare col potere World, World che è stato comunque anche impreciso in un paio di situazioni. Di ehm, poi nel primo tempo, oltre al contributo di Verratti che è stato fondamentale per sbloccare la partita, secondo me in generale l'Italia ha trovato tanti spazi. Sulla centro destra diciamo, del blocco difensivo gallese, perché il Galles stasera ha giocato con un 3-4-3, con l'Amsi falso 9, Bale e James ai suoi lati, e in possesso difendeva con un 5-4-1 o un 5-2-3 in realtà, perché le due ali erano abbastanza strette, e soprattutto alle spalle di Bale e Morella. L'Italia ha trovato in 3-4 stazioni, secondo me, tanto spazio per attaccare e rifinire. In particolare Bastoni, che tra l'altro ha fatto ben tre passaggi chiave sempre secondo la dicita di Opta, e questo è un dato pazzesco per un difensore centrale. Eh, è riuscito a trovare tanti spazi alle spalle del centrocampo, avanzava sulla tre quarti e poi metteva dei cross morbidi sul secondo palo. Qui abbiamo un esempio di una delle prime occasioni dell'Italia, del primo tempo, con Chiesa che appunto viene dentro. Abbiamo l'avanzata, la sovrapposizione esterna di Bastoni che riceve il passaggio da Ferrati. Avanza lui fino alla tre quarti del Galles e poi prova questo cross sul secondo palo per Gallo Belotti che in spaccata per poco non arriva al passaggio. Poi c'è stata anche un'altra situazione. Mi ricordo, per esempio, con Bernardeschi, quando Mancini ha invertito due Chiesa. Anche Bernardeschi ha trovato lo spazio, ha messo la palla sul secondo palo per il tiro a volo di Chiesa. E insomma, è stata un'Italia alla fine molto dominante, che ha concesso poco, per lo più su palla Guardavo prima gli expert goals. Ha subito solo 0,44 aspetto e gol, tutte su palla inattiva. Quindi da questo punto di vista, Chapeau. Sì, questa è, una costante, è stata una costante in queste tre gare. Aggiungo che se nei primi 10-12 minuti era Bernardeschi a prendere l'ampiezza destra, poi Mancini ha deciso di invertire lui e Chiesa, mettendo Chiesa a largo, e Bernardeschi sul diciamo, centro-sinistra delle altre quarti, forse. Due posizioni che, almeno per quanto mi riguarda, sono più consone alle caratteristiche dei giocatori. Mick, vuoi aggiungere qualcosa? E poi ti chiedo come giudichi la prestazione di Toloi. Sì, volevo aggiungere appunto questo fatto. C'è stato questo cambio da parte di, di Mancini. Ha invertito le, le posizioni e quindi anche le funzioni, come avete detto voi, di Bernardeschi e Chiesa. Ha dato anche, secondo me, un'interpretazione un, un po' più razionale alla squadra, al posizionamento dei giocatori. Tant'è vero che all'inizio l'Italia ha spinto sulla destra, però... Non c'era una grandissima fluidità da quella parte, c'era un po' di confusione. Invece, invertendo la posizione dei due giocatori, la squadra ha assunto un carattere un po' più, un po più razionale. Il Galles, come ha detto Charlie, si è difeso in un 5-2-3. L'Italia ha trovato parec parecchia possibilità di, di generare dei, dei, dei passaggi chiave, questa volta sul modello 6, cioè passaggio al le linee di pressione avversaria, oltre le linee di difensive avversarie, dietro Morella, anche perché Morella, i due mediani del... Del Galles giocavano spesso spaiati Uno giocava sul centro-sinistra, Morel sul centro-destra, però si alzava andando su praticamente quasi a uomo su Verratti, soprattutto quando Verratti si abbassava per ricevere palla dai, dai tre difensori. E quindi questo creava un po' di, di scompensi alle, alle sue spalle. Per il resto, l'Italia più che altro, ha controllato la partita con il possesso. Anche quando il Galles è andato in 10, poi il Galles una volta andato in 10 è praticamente uscito dalla partita perché ha pensato più a difendere l'1-0 che comunque gli faceva comodo in virtù di quello che stava succedendo fra nell'altra nell partita fra la Svizzera e la Turchia. Dobbiamo, devo dire, rispetto a quello che avete, cioè avete già detto, tutto voi è inutile, è inutile ripetersi. Prima di passare a Toloi, volevo dire che ci sono altri due fattori, secondo me, da prendere in considerazione in base a questa partita. Primo, il caldo, perché era la prima partita che comunque l'Italia giocava alle 6, Vero. mentre le altre due le aveva giocate alle 21. Questo un po' si è visto, così come si è visto un'Italia che ha mantenuto i propri principi di gioco pur cambiando molti interpreti, anche se si è visto che c'è stato magari sia per via del caldo, sia per via del, dell'atteggiamento dell'avversario che ti ha concesso meno rispetto a quello che ha fatto la Svizzera, c'è stato magari un abbassamento qualitativo della, de, in alcuni elementi, si è visto comunque che l'Italia può intercambiare i suoi giocatori anche se... Non mantenendo intatto il livello qualitativo della squadra, però è chiaro che ci sono alcuni elementi. Secondo me, anche da una parte, anche Toloi, ma soprattutto Chiesa e in parte anche Acerbi. Che comunque in questo momento sono allo stesso livello dei, dei titolari o giù, per, o giù di lì. Quindi diciamo anche fra le cosiddette riserve non sono tutte sullo stesso piano, ma c'è qualcuno che in questo momento è più avanti. Per quanto riguarda Toloi, secondo me, ha fatto una buonissima partita probabilmente nel primo tempo gli si poteva chiedere di spingere un po' di più, però come si vede da questa heat map ha tenuto una, una posizione, il, um, ha tenuto una posizione molto interessante una posizione ibrida, perché in alcuni momenti faceva il terzo centrale in altri momenti invece, dato che il Galles chiudeva soprattutto i corridoi nel mezzo con queste ali molto strette con questi tre davanti molto stretti sui tre centrali, tendeva ad allargarsi quindi a volte l'Italia dava quasi l'impressione di costruire, invece che a 3, a 3 più 2, quasi a 4, no? quindi allargando, allargando Toloi, ha tenuto una, una posizione ibrida, secondo me l'ha interpretata molto bene. L'oggetto di Vitti è, è un <ride> della <ride> pegna ballata. Ti eh. <ride> mette gli occhiali anche della pegna. Glielo <ride> dismingo <ride> la prossima volta. Comunque, giro una domanda di Mickey Chip, che dice ciao ragazzi, ovviamente lo salutiamo anche noi. Come giudicate le prestazioni di Bernardeschi e Belotti? Ma, secondo me nessuno dei due ha fatto più della sufficienza. Più Bernardeschi forse anche per, per il palo nel secondo tempo. Belotti ha, ha corso tanto, secondo me è stato un po' troppo impreciso a spallare la porta venendo incontro. Sicuramente ha sofferto anche la fisicità dei, dei centrali gallesi però mi aspettavo qualcosa in più ecco a livello di gestione della, della palla, diciamo che rispetto al immobile è stato meno convincente. Eh, non ha avuto tantissime situazioni per attaccare la profondità perché il ball si è difeso per lo più con un blocco medio basso, però comunque si è speso, ha avuto anche un paio di discrete occasioni. Nel complesso una, una gara da sei, diciamo. Eh, anche Bernardeschi comunque giocando sul centro sinistra nel primo tempo mi è sembrato all'inizio un po' impacciato sicuramente perché doveva ricevere spesso spada alla porta e, essendo anche un mancino si chiudeva anche la possibilità per lui di girarsi di fronte alla porta quindi da quel punto di vista non ha dato granché brillantezza secondo me alla manovra però comunque poi nel secondo tempo le cose sono un po' migliorate abbiamo visto anche prima dell'inizio del secondo tempo Giorgini e Velati che gli spiegavano diciamo un po' gli movimenti da fare gli smarcamenti da fare dietro al centrocampo gallese credo che lui comunque abbia dato una prova eh, non esaltante però sicuramente da 6, cioè, nessuno dei due ripeto, ha fatto qualcosina in più della sufficienza Mick prima di rispondere a un'altra domanda volevo chiederti un breve commento su, sul gol sul cross di Verratti e poi il tiro di Pessina e in generale la situazione ma sappiamo che Mancini si avvale della, della collaborazione di Gianni Vio che si è costruito una carriera, una grande carriera come specialista delle palle inattive venne scoperto diciamo così, da Zenga a Catania poi ha lavorato con Montella ha lavorato al Milan, ha lavorato alla Fiorentina e collabora in qualche modo con la Nazionale quella è una giocata sicuramente preparata che partiva dal tentativo di sfruttare il punto debole della disposizione del Galles perché quando ci sono queste punizioni laterali di solito si mettono appunto due uomini in barriera e molte squadre come fa il Galles fanno una linea eh, però c'è una zona pericolosa che si può colpire facilmente in questo caso c'è proprio la zona la terra di nessuno fra la, che sta dietro la barriera cioè fra la barriera e la linea del, del resto della squadra infatti molte, alcune squadre tendono a spezzare la linea dei difensori e a mettere un giocatore in questa terra di nessuno fra la barriera e il resto della, della difesa in linea, così non ha fatto il Galles in questo modo mh, squadre che difendono in questa maniera si espongono alla palla in questa terra di nessuno perché se c'è un gi giocatore abile a scattare davanti al primo uomo della linea al primo uomo di linea quindi fra la barriera e la il primo uomo della linea quella è una zona pericolosa perché si può deviare la palla in porta come ha fatto pessina oppure anche se non segnare come è stato abilissimo comunque a fare pessina si può deviare la palla verso il centro e un compagno che arriva da dietro può comunque infilare quindi quella era stata era una, una situazione studiata che ha sfruttato un buco nella disposizione difensiva del, del Galles, quindi grandi merito avvio al, al, allo staff di Mancini, quindi a Mancini stesso e anche a Pessina, perché comunque ha fatto una deviazione difficile da fare e l'ha buttata direttamente in porta. Something Left ci dice oggi: abbiamo visto anche che, che i lanci di Bonucci e Bastoni alle spalle della linea difensiva sono una soluzione che in alcune situazioni possiamo esplorare. Che ne pensate? Abbiamo un giocatore in grado di attaccare quegli spazi. Eh, secondo me assolutamente sì, nel senso che ci sono giocatori di qualità come quelli che hai nominato te, ma anche Acerbi quando fa il braccetto lì a sinistra, pur non avendo la qualità nel lancio di bastoni, può cercare il pallone in profondità. Ma anche lo stesso Giorgino, l'abbiamo visto in alcune situazioni farlo, anche se magari ha una posizione di campo un po' più avanzata rispetto a quella di, di Bonucci e Bastoni. E secondo me abbiamo anche alcuni giocatori che possono muoversi bene in profondità, immobile su tutti, che diciamo, sappiamo benissimo come sia bravo. Attaccare questi spazi. Secondo me, finora non abbiamo ancora visto tantissimo questa situazione di gioco perché, comunque, due delle tre partite che abbiamo fatto sono state contro due squadre che si difendevano abbastanza basse e quindi, eh, se, se l'avversario non ti concede la profondità, tu di certo non puoi, non puoi andare ad attaccarla. Magari andando più avanti. Nel torneo c'è la possibilità di vedere questa situazione. Magari quando affronti una squadra che cerca di pressare in avanti o comunque cerca di mantenere un baricentro medio e non medio-basso, puoi provare ad esplorare questa situazione qua, e sicuramente può essere una risorsa molto importante per, o quantomeno abbastanza importante per, per la nostra nazionale. Allora, volevo, veniamo. Volevo sì, sì, scusa, vale. No, volevo aggiungere una cosa però perché ne parlavo anche io. Bergmi prima in, in telecronaca, come di diciamo. Eh, per fare gol devi attaccare la linea, l'ultima linea. È vero che con le difese schierate al limite dell'area, perché comunque le difese, non, anche le, le squadre difendono basso, non, cercano di non portarti dentro gli ultimi 16 metri, quindi di difendere al limite dell'area, ci sono magari meno spazi in profondità rispetto a una squadra che, che difende più avanti o che ha la linea più alta, però c'è sempre la profondità, la profondità c'è sempre, va trovata e va cercata. Quello che è importante avere, come dice appunto Viscidi è dei giocatori che siano disposti a fare anche delle corse di sacrificio, perché magari dei giocatori pur sapendo di non ricevere la palla con dei tagli in verticale riescono a trovare la profondità anche in spazi più stretti a rompere la linea avversaria e a chiarare le premesse perché il belotti di turno, l'immobile di turno vada a ricevere la palla quindi la profondità, è vero che ce n'è di meno, però c'è sempre un minimo di profondità e se tu hai dei giocatori che si sacrificano attaccando la linea in qualche modo aiuti i compagni a trovare questa mini profondità che esiste anche in queste, in queste situazioni. Ecco, chiaramente è più difficile, però si può fare. Certo, poi attaccando la profondità, puoi come dire allargare anche la zona di, di uh, aumentare lo spazio in rifinitura se la linea difensiva appunto si, si abbassa un po'. Io volevo fare un passo in avanti verso la prossima partita che l'Italia giocherà sabato sera alle 21. Non sapremo ancora chi sarà l'avversario perché lo sarà diciamo, la, la seconda squadra che, che arriverà dietro l'Olanda nel, nel suo gruppo, quindi c'è diciamo, il dubbio tra Ucraina e Austria che giocheranno domani per contendersi appunto questo secondo posto. In caso di vittoria l'Ucraina ovviamente passa l'Ucraina, in caso di pareggio passa anche l'Ucraina, mentre l'Austria passerebbe soltanto in caso di una, sua, di una sua vittoria. Volevo chiedere a Mick, in breve... Cosa ci può preoccupare, diciamo, di queste due squadre? Quali sono i loro punti punti forti? Detto che comunque in ogni caso l'Italia sarebbe favorita. Sì, credo che fra le due sarebbe meglio incontrare, incontrare comunque l'Austria. Perché, secondo me, l'Ucraina ha più ha più qualità e, e comunque quando parte in ripartenza, soprattutto con gli Armolenko sulla destra, è una squadra che comunque ti può creare ti può creare dei problemi. L'Austria ha meno, ha meno qualità. È una squadra che, che prova a fare gioco, però al di là di Alaba non, non ha grandi, grandi palleggiatori. O meglio, secondo me, ho, ho discusso anche su, su Twitter: è una squadra che qualche qualità l'avrebbe, però Foda non, non è in grado, almeno in questo momento, non si è dimostrato in grado di, di tirarla fuori. E quindi è una squadra che si appoggia essenzialmente solo su Alaba per fare gioco, per costruire da dietro, però ha, ha dei problemi perché non. È un po' confusionare davanti, invece l'Ucraina è organizzata un po' meglio. È una squadra che si abbassa bene, che è in grado di risalire il campo velocemente, anche se ci sono tanti metri da percorrere fino alla porta avversaria. Quindi, è una squadra che sulla carta noi siamo superiori a entrambe, però sulla carta, secondo me, la squadra di Shevchenko potrebbe dare qualche fastidio in più. Sono, sono d'accordo con te, anche secondo me, ha più qualità, più giocatori che possono essere diciamo, risolutivi con le loro giocate. Jarmo è è informissima, ovviamente, c'è anche. Marinovski, che conosciamo benissimo, Gincinco in quanta qualità, insomma, secondo me è una squadra migliore. D detto questo, sicuramente domani, dopo questa guffata, vincerà 4-0 l'Austria e, e, e affronteremo, affronteremo l'Austria. Sempre in tema Italia, Miki Cip ci chiede: tra bastoni ed acerbi, chi vedete pronto per un'eventuale sostituzione di Chiello? Vai, Charlie. Ma io vedo acerbi, credo che. Le caratteristiche di Bastoni ad oggi siano più congeniali per lo più in partite come quelle di stasera, dove l'Italia può avere una disposizione, diciamo, a tre più classica o comunque una situazione tale per cui lui ha molto spazio in cui avanzare. Credo che a livello anche di marcatura comunque acerbi sia ad oggi un giocatore nettamente superiore a Bastoni da questo punto di vista, e non dobbiamo comunque dimenticare che al di là di quello che può essere il contributo dei gentali in fase di possesso per come gioca quest'Italia. Alla fine e anche e soprattutto per la loro qualità difensive. Eh, è vero che a Cerbi non arriva da una grandissima stagione quest'anno con la Lazio, però comunque credo a livello di garanzia di solidità, oggi dia sicuramente qualcosa in più rispetto a Bastoni. Però comunque Bastoni, abbiamo visto può essere senz'altro un jolly molto interessante andando avanti in questa competizione. Anche io farei giocare a Cerbi, anche se comunque una o due sbavature, tra la partita con la Svizzera e anche oggi l'ha fatta, ovviamente piccole piccole però, insomma, giusto, giusto dirlo anche se, ripeto pure, pure io farei giocare a Cerbi che secondo me dà più la garanzia dal punto di vista difensivo detto che comunque, anche Bastoni è sicuramente un centrale di, di alto livello. Allora, io uscirei un attimo da, anzi, uscirei dal tema Italia e passerei a parlare un po' di, di cosa è successo ieri che ha avuto, ci sono state tre partite dai, dai risultati sorprendenti e c'è stata la, la Spagna che ha, che ha pareggiato 1-1 contro la Polonia e ha avuto diciamo i problemi simili a quelli che c'erano stati contro contro la Svezia perché la squadra di Luis Enrique ha creato tanto secondo i dati di Opta ha creato ben 2,9 expected goals compreso il rigore sbagliato da Gerard Moreno e in generale è stata una squadra molto, molto sprecona e poi nella, nella metà campo difensiva ha concesso pochi tiri però sono stati tiri in media da, da alta probabilità di, di segnare infatti poi appunto la Polonia ha segnato il gol con, eh, con Lewandowski però al di là di questo secondo me le due partite più interessanti sono state le altre che si sono giocate io partirei proprio da Portogallo contro, contro Germania abbiamo anche una domanda che ci, ha, che ci fa Carrello e agirei subito a Mick eh, chiede come mai il Portogallo ha subito così tanti gol eh, perché il la... <coughs> C'è una risposta ovvia, però secondo me è quella, quella più giusta, il Portogallo. Questo Portogallo rispetto a quello del 2016, secondo me non è una squadra costruita per fare difesa posizionale e transizione, eh, anche in difesa ha due, due centrali forti dentro l'area, però non ha, non ha due terzini granché difensivi, è una squadra che fa, che fa piuttosto fatica a difendere, è una squadra che anche per il talento che ha dovrebbe giocare in maniera un po' più offensiva. Qui vediamo una slide interessante di una situazione che si è ripetuta praticamente per tutta la partita e alla quale né la squadra in campo né soprattutto Santos sono riusciti a dare una risposta. Fondamentalmente questo è un problema tipico che si verifica contro squadre che attaccano, fanno un gioco di posizione classico come fa la Germania, cioè attacca con 5 riferimenti offensivi, 3-2-5 diciamo così, quindi 3 più 2 costruttori e 5 invasori. Con i cinque che sono disposti nei cinque corridoi verticali che, che conosciamo, le squadre che si difendono a quattro molto strette e che stringono sul lato palla hanno il problema del cambio di gioco. O comunque hanno un problema classico di inferiorità numerica, perché semplicemente sono quattro ehm, difensori, quattro difendenti sull'ultima linea contro cinque attaccanti. Il gioco di posizione ricerca superiorità posizionale, ricerca, ma ricerca anche semplicemente superiorità individuale se io vado in uno contro uno e sono un'ala forte contro un terzino che non mi sa marcare, creo problemi ma anche una superiorità numerica, cercare l'uomo libero e la Germania ha sempre trovato l'uomo libero, si è parlato molto della partita di, di Gosens giustamente è stato il grande protagonista l'MVP della partita però io mi rifaccio anche un tweet che ha, che ha fatto Charlie fra ieri e oggi non mi ricordo, comunque ha fatto Charlie anche la grande partita di Kimmich, cioè, fondamentalmente i due quinti Spostando semplicemente palla da una parte all'altra del campo, hanno, hanno creato hanno trovato sempre libertà e hanno creato problemi alla fase difensiva del Portogallo. Fra l'altro, la Germania cercava di spostare la palla nei mezzi spazi, in questo modo il Portogallo difendeva ancora più corto e stretto, e così facendo, lasciava facilmente delle praterie per chimica da una parte e Gosens dall'altra. Tant'è vero che la Germania ha spostato spesso il pallone nei, nei tre corridoi centrali e poi velocemente attirando il, la pressione del Portogallo in quelle zone, ha trovato i due quinti liberi da un lato e dall'altro e hanno fatto i danni per tutta la partita. La cosa clamorosa, ripeto, è stata non tanto la mancanza di preparazione di una, di una partita del genere, poi qui si entrerebbe nel discorso di come fermare il, il gioco di posizione, ma soprattutto il fatto che Santos non, non ha letto assolutamente la partita. Verissimo, verissimo. Ma gancio su Chimich su che ha giocato, secondo me, una grandissimissimissima partita ed è un giocatore davvero incredibile perché eh, sicuramente la considerare come uno dei migliori cinque centrocampisti centrali al mondo perché ormai insomma l'abbiamo visto in questi, in questi anni la qualità e l'abilità che dà in tutte le fasi, in tutti gli aspetti del gioco ma al tempo stesso quando viene fatto rigiocare come terzino destro come in questo caso è stare adesso tutta fascia ci ricorda come oltre ad essere uno dei migliori centrocampisti centrali al mondo sa anche essere uno dei migliori terzini destri o esterni a tutta fascia del mondo. Charlie, vuoi aggiungere qualcosa su questa partita? Sì, io nel post partita, ma anche oggi leggendo l'ottima analisi di Michael Cox, sono andato poi anche a cercarmi il commento all'intervista di Fernando Santos alla fine della partita, perché alla fine, se ci pensate, per un narratore che comunque. Ha costruito diciamo la sua carriera, o è generalmente noto per essere un allenatore difensivista e nel complesso reattivo, no? Mi è sembrato molto strano proprio la passività del Portogallo che lui anziché risolvere il problema di base, ha semplicemente provato a cambiare il giocatore che mancava Gosen perché prima ha messo Bernardo, poi ha messo Renato Sanchez poi ha messo la Silva e nessuno di questi tre è riuscito ad adempiere ai compiti richiesti. E lui appunto alla fine dell'inconferenza all stampa diceva che non era tanto il problema che la squadra ha sofferto questi cambi di gioco e quindi lo spazio che lasciava agli esterni, ma più il fatto che è mancata pressione in zona centrale, è mancata pressione su, sull'uomo. Questo è vero. Eh, anche diversi giocatori come Diogo Giota, Danilo, Bruno Fernandes hanno rimarcato questi problemi. Perché il Portogallo ieri, se vi ricordate... Ehm, nella prima parte del primo tempo aveva anche provato in qualche situazione a pressare alto, a uscire sulla costruzione bassa della Germania, però comunque è chiaro che la qualità dei tedeschi rendeva molto agevole, diciamo, uscire, circumnavigare questa pressione alta. Infatti poi il Portogallo man mano ha iniziato ad abbassarsi, però appunto abbassandosi è stata secondo me anche troppo passiva rispetto ai centrocampisti avversari. Abbiamo visto tante volte... Kimmich ricevere questo cambio di gioco da Cross o a sua volta poi cercare Gozens. Queste situazioni qui veramente il Portogallo li ha, li ha subiti per oltre un'ora di gioco senza mai riuscire a trovare anche delle soluzioni. E anche in mezzo comunque i due mediani secondo me hanno fatto molto schifo nel proteggere lo spazio tra le linee perché mi è sembrato un tridente quello formato da Gnabrin, Müller e Avez in più in palla rispetto alla partita con la Francia. Si sono scambiate di più le posizioni. Sono stati molto più mobili e in generale hanno ricevuto eh, tanti palloni tra le linee. Sono stati molto più pericolosi ecco, in queste situazioni quando potevano puntare fronte alla porta della difesa del Portogallo. Quindi, sì, volevo solo rimarcare questo: che Santos ha dato la colpa alla sconfitta più diciamo, alla mancanza di aggressività sul palleggio iniziale dei tedeschi che non al il problema strutturale che c'era nel difendere l'ampiezza perché. Io, tra l'altro, ho letto anche tante critiche su Semedo, ok, in alcune situazioni poteva far meglio, però secondo me sono troppo eccessive, perché comunque lui non è che lascia i centrali in mezzo all'inferiorità numerica contro i tre della Germania. Something left ci dà un po' anche l'aggancio per passare alla la terza parità di ieri, ci chiede, oltre agli errori di Santos, della linea difensiva del Portogallo, quanto la parità di ieri mostra la grande prestazione della Francia in fase difensiva? Nella gara contro la Germania di qualche giorno fa beh, sicuramente ci dice, ci dice molto su quanto la Francia difese bene nel, nella partita del, del, della prima giornata anche se secondo me oltre a questo aspetto da considerare anche il miglioramento della Germania che ho visto anche un pochino più fluida un po' più movimenti senza palla dei vari giocatori soprattutto dei tre attaccanti con Gnabry che quanto meno, all'inizio partita era stato molto coinvolto mentre nella gara contro la Francia, praticamente non, non si era visto, visto in campo. Comunque, venendo alla, appunto la Francia, volevo chiedervi cosa non ha funzionato, secondo voi, nella, nella sfida di brutta per quanto riguarda la prestazione contro l'Ungheria. Sicuramente un po' di sfortuna, soprattutto nel primo tempo, perché la Francia ha avuto. 3-4 occasioni nitide per, per passare in vantaggio da doppia ne ha avute 3 con Mbappé, ne ha avuto una clamorosa con Benzema, al volo dopo quella grandissima combinazione sulla destra. Mi è sembrata una Francia in difficoltà nel riuscire a creare occasioni con sufficienza, a sufficienza, una Francia lenta nel palleggio, ehm, con poche idee. È mancato sicuramente Pogba rispetto alla partita con la Francia, e questo ha inciso anche sulla qualità dei francesi nell'ultimo terzo di campo. Credo comunque ci siano anche i meriti dell'Ungheria di Marco Rossi che ha interpretato la partita molto bene, si è difesa con questo 5-3-2 molto stretto, molto compatto in mezzo, senza concedere grandi spazi tra le linee e comunque ha anche mostrato una discreta organizzazione in fase di, di possesso. Credo che la Francia, oltre a non riuscire a creare abbastanza occasioni, a non riuscire a rendersi pericolosa per la qualità che ha, aveva a disposizione, in fase di non possesso abbia anche sofferto un paio di situazioni, Per esempio Nogi, che era il vertice basso della Lungheria, tante volte riusciva a ricevere la palla senza, senza pressione addosso. E quindi, diciamo, Lungheria provava a uscire un pochino palla a terra dalla sua metà campo. Anche sul lato destro la Francia ha sofferto tanto. Pavada ha giocato una bruttissima partita, certo. sia in occasione del gol, ma anche in tante altre situazioni dove, diciamo, Lungheria da quel lato riusciva quasi sempre a... a a rendersi abbastanza pericoloso anche se di fatto non ha creato tanto e volevo anche sottolineare a proposito dell'ungheria la grande prestazione di salai che è salito in cattedra dopo l'infortunio dell'altro attaccante salai che si scrive con la SZ <ride> se non sbaglio sì. è ha solo una L <ride> e, se non sbaglio sì. e lui era, diciamo tra i due attaccanti era quello, più, quello che per lo più va in profondità perché è meno strutturato fisicamente però secondo me ha lavorato anche abbastanza bene, spara alla porta in tante situazioni, è riuscito a guadagnare tanti falli, a far respirare la squadra, soprattutto nel secondo tempo, quando la Francia si è sbilanciata di più, è passata al 4-2-3-1 con, con l'ingresso di Dembélé sulla destra e diciamo l'Ungheria è stata man mano schiacciata nella sua metà campo. Poi, ultima cosa e poi cedo la parola a voi, volevo sottolineare in occasione del gol del pari di Griezmann. Ovviamente, quanti gol stupidi vengano regalati ad alti livelli facendo rimbalzare la palla dentro la propria tre quarti sul su lancio alla cieca? Io mi sorprendo ogni volta perché tantissimi giocatori, anche molto esperti, fanno sempre questo errore di valutazione. Vero, vero. Sicuramente un, un grave, grave errore della, de, di lettura del, dei giocatori dell'Ungheria. Io sulla Francia aggiungo che secondo me ieri hanno giocato molto male due giocatori importanti, uno è Pogba che contro la Germania era stato uno dei migliori, ma ieri, ieri secondo me è mancato quasi totalmente, ha dato davvero poca qualità e anche in fase difensiva soprattutto nei, nei primi 20-30 minuti non aveva lavorato bene e poi anche Benzema secondo me non ha giocato granché, ha sprecato probabilmente la miglior chance, quella praticamente era una sorta di rigore in movimento con eh, il suo tiro di collo esterno che è uscito alato lato non di molto e in generale se Grisman si abbassava e partecipava un po' alla manovra, Mbappé è stato piuttosto coinvolto perché si muoveva, attaccava la profondità, si apriva un po' più sulla sinistra insomma è stato piuttosto coinvolto invece, invece il giocatore del Real Madrid si è, visto, si è visto poco allora io passerei a parlare di un tema relativo ai club che ormai ci siamo dimenticati la loro resistenza visto che è una decina di giorni che siamo giustamente dedicati ai nazionali però c'è un tema molto importante di cui non abbiamo ancora parlato ovvero sia l'arrivo di Maurizio Sarri qua il nuovo allenatore della Lazio a partire da, dalla prossima stagione, e quindi vi chiedo cosa ne pensate di questo arrivo. Partirei con Mick così risponde anche al nostro amico Tony Mola che chiede: Scusa Michele, ma quello lì è della pegna, sì, quello lì è della pegna è lui, è lui. È lui. Ehm, ma guarda, Sarri, devo dire la verità, mi ha sorpreso un po' la scelta di andare, di andare alla Lazio. Non credevo fosse un'opzione un percorribile per lui. Eh, però evidentemente la, la volontà di non tornare all'estero eh, gli ha fatto comunque accettare un, una delle panchine che, importanti che in quel momento erano, erano libere, anche se è chiaro che da, dalla Juventus alla Lazio c'è un, un piccolo passo indietro, almeno, almeno sulla carta. Come sempre, molto dipenderà dalla, dal tipo di mercato che gli verrà fatto. Eh, certo, un, bisognerà vedere anche con che tipo di sistema e questo dipenderà appunto dal mercato, vorrà partire perché potrebbe fare il 4-3-3 come modulo base di partenza, ma potrebbe anche riproporre il rombo con il quale ha avuto, ha avuto successo negli anni, negli anni di Empoli. Fra l'altro in Milinkovic e Savic, Alberto e Correa, secondo me ha già tre vertici per, per il suo tipo di calcio. Eh, manca secondo me uno, un giocatore davanti alla difesa perché lei va... Almeno sulla carta non è il tipo di giocatore, il tipo di, di metronomo che serve a Sarri per eh, giocare. Bisogna vedere altri. se rimarrà perché gli scade, gli scade esatto. il contratto a fine giugno. Esatto, quindi non, non so se, ver se verrà rinnovato anche perché credo che Sarri lì voglia un giocatore dalle, dalle caratteristiche diverse. Sarà interessante vedere, vedere questo aspetto. Credo che Immobile potrà continuare a trovarsi benissimo anche con Sarri come si è trovato con Inzaghi. Sarà interessante eventualmente nel caso di difesa 4-4-3-1-2, vedere lo spostamento di come si chiama di, di Lazzari sulla, eh. sulla corsia di destra, eventualmente a Terzino, però credo che l'aspetto più interessante dell'arrivo di Sarri sia la questione della difesa, perché si passerà da una difesa con orientamento maggiormente sull'uomo ad una difesa a zona pura, che ha come eh, diciamo, riferimento principale, se non unico, comunque principale, la palla. Ecco, credo che quello sarà il maggior eh, Diciamo il, il maggior cambiamento da digerire da parte della, della rosa della, della Lazio, e sarà quello più, più interessante sul quale magari si appunteranno i maggiori eh, le situazioni da vedere, da vedere maggiormente sempre Toni ci dice grande per della pegna il gatto nella sua immagine di profilo si chiama scosse essendo bianco e rosso mi sembrava l'unico nome possibile è come ecco dargli torto Charlie sì. su, su Sarri è una scelta interessante, senz'altro è un progetto da... oggi non si può dire molto sulla composizione della rosa, su che giocatori ci saranno, perché comunque l'estate è ancora lunga. Bisogna vedere come verrà strutturato il mercato in uscita e in entrata. Senz'altro l'arrivo di giocatori come Maximovic e Israi possono facilitare l'assorbimento dei suoi principi, soprattutto per quanto riguarda il reparto difensivo, no? Sappiamo che le squadre di Sari difendono a zona seguendo più che altro la posizione della palla, e le posizioni dei compagni rispetto agli avversari, e il passaggio del ritorno anche alla difesa a 4, che è un qualcosa che la Lazio di fatto non usa ormai da 5 anni. E bisogna vedere. Credo intanto in, in, il 4 più 3 sarà un po' l'approccio standard per quanto riguarda il gioco di Sari, perché comunque è un po' la base di quello che lui vuole fare questo calcio fatto di tanti scambi, tante triangolazioni sul corto um, ho qualche dubbio per quanto riguarda i laterali cioè i terzini um, un, po', un pochino di dubbi anche per quanto riguarda il fronte offensivo se deciderà di giocare con un 4-3-3 cosa che non credo mai dire mai um, penso più che altro comunque che la cosa più importante per un allenatore come Sarri sia oltre senz'altro anche a dargli dei giocatori adatti al suo calcio lasciargli la possibilità di lavorare e bisogna anche vedere la rosa a disposizione quanto ecco, sarà disposta ad assorbirne i principi cioè la mia unica preoccupazione è se ci sarà un rigetto come c'è stato purtroppo per, per sale dico da parte del Chelsea e della Juve nelle sue ultime esperienze credo che comunque la Lazio sia un contesto senz'altro più agevole per lui, un po' più tranquillo, perché comunque non è, non è una squadra che parte con l'obiettivo di vincere lo scudetto: è una squadra che oggi, realisticamente, parte con l'obiettivo di lottare per, per la Champions League. Quindi, da quanto punto di vista, Savi anche rispetto ad Inzaghi mi sembra un netto upgrade. Chiaro che non si può dire sia un upgrade in assoluto, perché appunto bisogna vedere come sarà composta la Rosa. però ripeto, è senz'altro un progetto molto, molto interessante da seguire. Ha maggior ragione, visto che sulla sponda opposta di Roma ci sarà Moligno. Quindi proprio anche due, due filosofie calcistiche molto agli antipodi, diciamo. Vero, vero. Dal punto di vista anche diciamo, dell'immagine, aver preso Sarri per, per la Lazio è tanta roba, perché insomma, un allenatore di, di questo livello, perché poi comunque anche Simone Inzaghi è diventato un allenatore di alto livello, però non lo era prima di arrivare sulla banchina della Lazio, assolutamente no. Mentre Sarri arriva... Da, da grande allenatore, eh, sono d'accordo con tutto quello che avete detto voi. Sicuramente avrà meno pressioni rispetto a Napoli, Chelsea e Juve. Sono curioso anche io di vedere cosa succederà con Lazzari: se farà il terzino nella difesa 4, se magari giocherà alto a destra in, un, in caso di 4-3-3 o 4-2-3-1, anche se non lo vedo benissimo in quel ruolo, o se magari verrà ceduto perché comunque. È un giocatore che sicuramente a tante squadre servirebbe. E considerando appunto questo rebus tattico, non è da escludere che la, la società decida di venderlo dopo che magari Sari l'ha provato in allenamento e ha visto che non gli piace tanto in quelle, in quelle possibili posizioni. Allora, tornando, invece, in tema europeo, abbiamo ricevuto una domanda di Mickey Chip che ci chiede: è parere di tutti che la qualità tecnica della Francia sia superiore a tutte e la ponga di diritto come favorita per la vittoria? Ma le prestazioni tattiche della nostra Italia e soprattutto la Germania possono essere una sorpresa. I tedeschi contro la Francia non, non avevano demeritato. Ieri hanno disputato la migliore partita del torneo ad oggi. Eh, sicuramente, considerando il livello dell'avversario, cioè del Portogallo, ci sta a considerare le prestazioni della Germania come, come la migliore vista finora. E la Francia è sicuramente un po' deluso soprattutto come dicevamo prima nella gara contro l'Ungheria e per quanto riguarda l'Italia non c'è dubbio che la nostra nazionale sia stata fin qui, non so se la migliore in assoluto, secondo me sì, però diciamo, se la gioca un po' magari anche con l'Olanda, perché va detto che l'Olanda di De Boer fin qui ha, ha fatto molto molto bene, anche se naturalmente va sempre tutto valutato in rapporto a, agli avversari che, che le squadre hanno affrontato. Mick vuoi aggiungere qualcosa? Sì, credo che l'Italia con, con l'Olanda sia quella la nazionale che finora si è espressa, si è espressa meglio l'Olanda a sorpresa l'Italia, eravamo un po' timorosi perché sappiamo che storicamente nei gironi facciamo, facciamo fatica, però sai la storia e il DNA contano, ma fino a un certo punto oggettivamente l'Italia è l'unica che in questo momento gioca, gioca come un club a principi ben precisi ha un lavoro dietro alle spalle un'organizzazione alle spalle non è che la Francia non ce l'abbia questo lavoro, ha vinto anche il Mondiale, però una, la, la Francia è una squadra che punta di più sulle, sulle individualità, soprattutto in fase offensiva, mentre in fase difensiva cerca comunque di, eh, di creare un blocco compatto, eccetera, eccetera, però quando deve attaccare si affida più a qualche giocata individuale, dei singoli oppure a qualche combinazione fra due o tre elementi, non ha un gioco corale come quello dell'Italia o come quello dell'Olanda. È chiaro, come hai detto tu, Gab, tutto va rapportato anche al a livello degli avversari e soprattutto alla fase del torneo, perché poi quando si inizia a giocare con l'eliminazione diretta la il pallone pesa un po' di più, la pressione pesa, pesa un po' di più, cioè sulle spalle c'è più pressione. E quindi bisognerà vedere come reagiranno le, le varie squadre, eh, tenuto conto anche che comunque più in là che si va, più si sentono le fatiche, si sentono le fatiche di, una di una stagione che è stata stressante. Quindi bisognerà vedere anche a lungo andare. Chi eh, ne risentirà di più e chi ne risentirà di meno, tenuto ancora conto che un gioco collettivo, un gioco quasi da club come quello dell'Italia o come quello dell'Olanda, dell è più dispendioso rispetto a un gioco più estemporaneo dove ci si affida a qualche giocata dei singoli che magari riposano per 10, 15, 20 minuti e poi fanno uno strappo all'ultimo all momento. Quindi bisognerà tenere conto anche di questo, di questo fatto. Sarà interessante proprio per quello vedere. Quali nazionali arriveranno in fondo? Se quelle più organizzate che hanno un gioco collettivo più simile al club, appunto l'Italia, l'Olanda, ma anche l'Inghilterra, anche se non si è espressa al, al meglio finora, o la Germania, oppure quelle che invece sembrano vivere più sulle iniziative individuali, come la Francia o il, o il Portogallo, per certi versi anche il Belgio, che secondo me è un po' una via di mezzo fra queste due tipologie di squadre. Un anno mezzo, senza alcun dubbio. Sull'Italia aggiungo che è sicuramente molto positivo il fatto che oggi Mancini ha fatto tanto turnover, quindi molti giocatori hanno, hanno riposato questo sicuramente potrà essere utile in futuro. Ma io direi che possiamo chiudere qua, abbiamo parlato a lungo e largo di vari, di vari argomenti, possiamo lasciare andare Charlie che alle 10 deve uscire. Ciao, ciao Charlie. Oh. Ciao, ciao a tutti, alla prossima. E poi saluto Mick, il suo, suo Milli della Pegna e salutiamo ovviamente anche il gatto chiamato Scorso di Tony. Ciao Mick. Grazie a voi. Grazie. Della, pegna, della Pegna, come vedete, non ha parlato perché è in contestazione con la gestione della partita di Luisa Rivier <ride> e, e la formazione che cambia. Ciao. Ciao, alla Ciao. prossima.